anche quest'anno, 2017, sarà un anno sicuramente di successo. Alcune cose da segnalare. Prima di tutto la partecipazione di 127 imprese nuove. Sono sostanzialmente aziende di piccole dimensioni, aziende di nicchia, che fanno della propria forza e del proprio cavallo di battaglia la tecnologia, ma soprattutto la creatività ed il design. Altra segnalazione da fare è la crescita di questa manifestazione. Nonostante una situazione geopolitica instabile, incerta soprattutto per il futuro, e anche una certa crisi delle manifestazioni fieristiche, la Mido di quest'anno crescerà di ben 1500 metri quadri. Noi sostanzialmente andremo a raddoppiare il padiglione MOAR, che è il padiglione che sostanzialmente abbiamo creato l'anno scorso come estensione del Design Lab, e in più quest'anno organizzeremo una mostra fotografica attraverso la raccolta di ben 5000 immagini che abbiamo recuperato dalle aziende per ripercorrere la storia dell'occhiale dagli anni 900 ad oggi attraverso la promozione, la pubblicità e i filmati. Quindi una storia che sostanzialmente ci farà capire come l'occhiale si è trasformato da medical device in un prodotto iconico e di moda. Mido a tutti gli effetti non è solamente una manifestazione fieristica che permette alle aziende di partecipare e fare business, è una piattaforma, è un'opportunità di incontro da parte di diversi stakeholder dove si possono confrontare, guardare al passato, ma soprattutto avere un grande occhio per il futuro. In questo noi organizziamo ogni anno e dedichiamo un'area all'OT Club dove tutti gli ottici possono partecipare, possono organizzare dei workshop, delle manifestazioni, degli studi, delle riflessioni. Sicuramente presenteremo anche i risultati di una ricerca di mercato che ogni anno di concerto con il SIMO studia ed analizza il comportamento dei consumatori in qualche modo su tutti i paesi principali europei. Quest'anno ci focalizzeremo su alcuni paesi, la Russia, il Giappone, l'America e la Cina. Ecco perché anche quest'anno non potete mancare di venire a Mido, vi aspetto dal 25 al 27 di febbraio.